ed eccoci qua, quest'anno il Trofeo Parchi Naturali parte da Fondi, a metà strada tra Roma e Napoli, ai piedi dei Monti Aurunci ed Ausoni, aperta a sud verso il Mar Tirreno. Il lago, ora compreso nell'area del monumento naturale del lago di Fondi, comunica con il mare tramite due canali, il Santa Anastasia e il Canneto. Quest'anno la gara torna sulle rive del lago di Fondi, partendo dal mare. Partendo dal Santa Anastasia Camping, sinonimo di relax, divertimento e soprattutto di libertà. Qui, arrivati da tutta Italia, si sono ritrovati tutti quelli che compongono il movimento ciclistico della mountain bike e della gravel. A Fondi è andata in scena la Parigi-Roubaix delle ruote grasse, due convogli lanciati a tutta velocità lungo le strade bianche e battute che costeggiano il lago di Fondi. In testa al gruppo si alternano poche locomotive a carboidrati. E grande bagarre dal primo metro di gara, le gambe non hanno un attimo di tregua, così la concentrazione costretta ad occhi più sbarrati del solito, il rischio è di essere inghiottiti e respinti dalle buche più profonde e dai tratti vallonati. Questa di Fondi, seppur piatta, si è rivelata una gara affatto semplice che ha richiesto molta destrezza, conoscenza del percorso e capacità di limare il verbo di solito più conosciuto dai ciclisti su strada. Sul traguardo è Stefano Capponi alla sua quarta vittoria a Fondi. Tra le donne nel percorso lungo, Mara Parisi del Rio Nero il Velocifero, stradista ormai sempre più a suo agio nel mondo delle ruote grasse. Stefano Capponi, Fondi, inizia il Trofeo Parchi Naturali da Lazio, prima gara per questo circuito e subito una bella vittoria per te ma anche per la tua squadra. Sì, è stata una bella gara, è la seconda gara dell'anno, la seconda gara che riesco a vincere. È stata una gara molto tattica perché 58 km tutti piatti, era da aspettare il momento giusto. E ho aspettato gli ultimi 10 km, abbiamo attaccato in 3-4 e da lì abbiamo tirato dritto fino alla volata. Mara Parisi è la prima delle donne sul percorso marathon. Mara, com'è andata? Bella gara per questo inizio del Trofeo dei Parchi Naturali. È gara dura, sofferta, non c'era un attimo per rifiatare. Però è stata molto bella, spingere, da stradisti. Beh, appunto, per tanti l'assenza di dislivello, diceva oggi non c'è dislivello, bene, no, assolutamente no, bisognava spingere dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine senza mai perdere un metro. Diciamo che l'esperienza della strada me la sono portata oggi in questa gara. Cosa vogliamo dire agli organizzatori? Gli organizzatori complimenti perché immagino sia stato difficile mettere tre gare diverse, gravel, noi della marathon, la Gran Fondo, quindi complimenti e soprattutto adesso è meraviglioso qui il post race, quindi complimenti. Prossimo appuntamento? Martina Franca, Pianelle. Ciao Mara. Sì, ciao, grazie. In sintesi, questo è il racconto della 24esima edizione della Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Prossimo appuntamento, e quindi seconda tappa del Trofeo Parchi Naturali, si scende in Puglia. 3 aprile a Martina Franca, Taranto, per la Marathon Bosco delle Pianelle.